Buonasera a tutti. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Renato Cencioni, ho 34 anni, sono sposato e prossimamente anche papà. Sono campagnanese da quando sono nato. In ogni angolo posso vedere esperienze della mia vita e spero che un giorno mio figlio possa trovare anche lui quello che ho vissuto io, ma permettendogli di trovare una campagnano migliore, più accogliente, sviluppata e più sicura. Questa occasione mi è stata data anche da Alessandra e da tutto questo gruppo, che naturalmente ha delle capacità e delle competenze che sono tangibili, e quindi spero che insieme a loro posso dare il mio contributo. Grazie. Buonasera, sono Daniela Ciupolini, ho 36 anni e sono campagnanese da generazioni. E sono sposata, ho due bambine, una di 13 e una di 11 anni. E in quanto mamma capisco le difficoltà che incontrano i nostri figli a Campagnano e spero che questa amministrazione possa fare molto per i nostri figli. E sono onorata di far parte di questa lista. Mi chiamo Decevan Mihai Drăgușel, ho 30 anni, sono un cittadino rumeno, sono sposato, un bambino di 8 mesi, vivo a Campagnano da 10 anni, attraverso il lavoro con gli altri cittadini europei che viviamo qua a Campagnano, vogliamo contribuire allo sviluppo del paese, di creare insieme, di stare in sintonia tutti quanti, di vivere serenamente. Fare auguri all'Italia, a tutti gli italiani, per il 150° anniversario dell'unità. Viva Italia! E passo la parola a Giuseppe. Bravo, bravo. Bella piazza, bella gente oggi, complimenti. Sono veramente contento di vedere questo parterre, questa gente. Mi chiamo Giuseppe Carloni. Ho voluto essere nella lista di Alessandra De Angelis per dare il mio contributo a un cambiamento che questo paese aspetta da tempo. Per lungo tempo la sinistra ha governato questo territorio, questo paese, facendo anche delle belle cose, ma oggi l'azione del centro-sinistra a Campagnano si è arenata, ha perso quello slancio propulsivo che nel tempo aveva costruito delle cose anche rilevanti. Oggi il paese ha bisogno di un cambiamento. Oggi la sinistra ha delle problematiche, non riesce a governare l'esistente se non nella quotidianità. È una gestione del potere pieno di criticità. Il paese ha bisogno di muoversi, il paese ha bisogno di rilanciarsi. Io credo che Alessandra De Angelis può essere quel momento forte, quella novità, quel vento nuovo che può riportare Campagnano ai vertici a nord di Roma, di un paese che può anche essere trainante per gli altri paesi limitrofi. Alessandra è l'elemento giusto, al posto giusto, io credo che i campagnanesi lo comprenderanno, la voteranno, e allora mettiamoci con lei in comune. Alziamo lo sguardo e proiettiamoci nel futuro. Votate Alessandra De Angelis! Buonasera, sono Francesca Ambrosetti, ho 42 anni, sono una mamma e una moglie. E praticamente ho lavorato fino alla nascita dei miei figli, poi ho deciso di smettere e di dedicarmi a loro. Ho sempre cercato di dare un contributo attivo per la crescita dei miei figli ed è per questo che mi trovo qua. Sostengo e appoggio Alessandra perché credo in lei e nelle potenzialità di tutte noi donne, ma credo anche che questa squadra abbia un giusto mix di competenze e potenzialità per far sì che Campagnano diventi un paese migliore per i nostri figli, che sono non solo la nostra gioia ma il nostro futuro. Grazie a tutti. Buonasera, mi chiamo Stefano Feliciano. Io
ho scelto di candidarmi con Alessandra perché credo che questa volta ci sia veramente la possibilità di un rinnovamento di questo paese da troppo tempo fermo al palo. A Campagnano, lo sappiamo tutti, c'è carenza di servizi, di infrastrutture, ci sono zone che sono completamente dimenticate o che vengono ricordate solamente poco prima del periodo elettorale. Ecco, noi con le elezioni di domenica prossima abbiamo l'opportunità di dare una svolta alla politica sin qui attuata e di puntare dritto verso lo sviluppo e il rinnovamento di questo Paese. Vi chiediamo per questo la vostra fiducia, concedetecela perché non ve ne pentirete. Grazie. Buonasera, sono Pietro Mazzarini, 35 anni, sono sposato, ho un figlio di un anno di nome Antonio. E ho deciso di mettermi in gioco perché amo la mia famiglia, amo mio figlio ed amo questo paese e mi sento in dovere di lasciare a mio figlio un paese migliore, un paese che possa offrire più opportunità di lavoro, più crescita economica, più servizi, un paese che possa offrire a giovani spazi e momenti di aggregazione, un paese e soprattutto un'amministrazione più attenta alla famiglia e più vicina alle persone. Perché fare politica secondo me significa questo, mettersi al servizio della comunità con spirito di servizio, con passione, rispettando la centralità della persona e garantendo imparzialità e trasparenza nella gestione del bene comune. Grazie. Mi chiamo Vittoria Marchese, ho 3 figli, 50 anni, vivo qui da 20 anni e sono una donna che ha vissuto in prima persona la difficoltà di conciliare la famiglia e il lavoro. E, in questi anni mi sono resa conto che ciò che per un uomo è un diritto, per una donna è una conquista. Per me è una conquista riuscire a lavorare su questo territorio, per le persone, per il territorio, per il paesaggio e per l'ambiente. Sicuramente prevale in me un approccio ai problemi prettamente femminile, ma questo non vuol dire rivolgersi solo alle donne, vuol dire avere le capacità intuitive e razionale per affrontare i problemi, le emozioni, i sentimenti e l'ascolto degli altri. E il femminile fa da complemento al maschile perché in questo modo si possono affrontare i problemi con una visione a 360 gradi. Le donne rappresentano il 50% dei talenti nella nostra società, ma sono, dove sono presenti in quote apprezzabili, la differenza assolutamente è evidente. Occorre ritrovare la capacità della politica per guidare, mediare, unire, altrimenti non saranno sufficienti i nostri sacrifici, i nostri obiettivi, i nostri sforzi. Vorrei fare un appello soprattutto alle ragazze che si stanno affacciando in questo momento alla vita adulta. Preparatevi ad esigere da chiunque e in qualunque circostanza, nel lavoro, nella famiglia, nell'attività politica, il rispetto della vostra dignità di donne. Dobbiamo essere protagoniste del nostro destino, ma soprattutto del nostro impegno nel nostro paese per un cambiamento sostanziale. Mi chiamo Vincenzo Cesi, grazie innanzitutto di essere qui. Volevo dire 2 cose, la prima è che questa è stata una campagna che a tratti ha avuto toni alti, in cui ci sono stati conflitti, momenti di contrasto. Questo forse per proprio la concitazione dell'elezione e la voglia di arrivare ha fatto distrarre qualcuno. Qualcuno si è soffermato a guardare la punta del dito proprio mentre il dito indicava la luna. Quindi qualcuno si è fermato a guardare il particolare perdendo di vista il quadro generale. Noi però non l'abbiamo mai perso e si vede dall'energia che ha messo in campo Alessandra, dalla disponibilità di tutti noi candidati, dal nostro comitato elettorale che non finiremo mai di ringraziare per tutto il lavoro. Sì, sono troppi, grazie a tutti. E anche a coloro che ci sostengono tutti i giorni
con un lavoro incredibile, devo dire. Dicevo la luna, no? La luna è quella cosa che uno guarda da lontano, che è bellissima come ci appare nelle notti chiare, ma è lontana, è intoccabile. Come lo stesso suggerimento, la stessa idea ci viene pensando agli organi sovracomunali, la regione, le istituzioni, come qualcosa di lontano, qualcosa che non appartiene alla sfera della nostra quotidianità e che non vive sul nostro pianeta. Oggi qui abbiamo fatto un piccolo miracolo, abbiamo avvicinato la Terra alla Luna, le istituzioni ai cittadini. Le istituzioni sono qui, ci parlano, ci ascoltano, ci sostengono per un cambiamento, per una Campagnano che sceglie. E quindi noi siamo qui, la nostra squadra è qui, e noi mettiamo il nostro entusiasmo con la voglia di fare, l'onestà di un gruppo che ha voglia di portare a compimento un preciso mandato sociale, che è quello di una carica elettiva. O se volete vi do un'altra e più importante chiave di lettura, che è quella di un amante caparbio che non riesce mai a deludersi del suo amore, che è l'amore per Campagnano. Grazie a tutti. Vedete, non abbiamo assolutamente usato termini di contrapposizione, non abbiamo risposto a sollecitazioni, non abbiamo cercato di trovare uno scontro, perché a Campagnano non serve lo scontro. Quello che oggi serve a Campagnano è recuperare questo tessuto sociale lacerato da opposizioni personali, un po' come in Italia, un po' come in tutta la politica nazionale. Si parla più di sé che di quello che tutti i cittadini avrebbero bisogno di sentir parlare, e non è così, non va bene, e penso che noi possiamo essere utili, possono tutti essere utili lavorando insieme. E Heidi, e quello che mi hanno detto di essere fino ad oggi, può rimanere anche Heidi, perché non c'è niente di male nell'essere semplici, chiari e senza strategie o letture trasversali. La semplicità ci appartiene.